Ivan Zaytsev, forse una delle vacanze più lunghe che hai fatto da quando sei arrivato in nazionale, hai ricominciato a lavorare qui all'Acqua Cetosa, al centro di preparazione olimpica. Come hai trovato questa Roma, la tua Roma? No, la mia Roma mi è mancata, ho trovato il caldo che ci aspettavamo, comunque è un piacere riprendere, anche se vacanza effettiva non lo è stata, perché comunque ho cercato di sfruttare il tempo che non sono riuscito a sfruttare durante la stagione per stare un pochettino a casa con i figli e con mia moglie che sta aspettando il terzo, e quindi adesso non vedevo l'ora anche di riprendere. Siamo qui, siamo belli, belli carichi con l'obiettivo puntato su Bari. Ecco, l'Italia nel frattempo ha giocato con un'altra Italia, come tante volte ci è venuto da scrivere, la VNL. Mi sembra che siano andati bene, forse più di quanto si aspettassero molti addetti ai lavori, ma soprattutto sono andati bene i tuoi due vice, Gabriele Nelli e Giulio Pinali, che hai avuto uno in nazionale e uno a Modena come alter ego. Sì, sono molto contento perché i ragazzi si sono mostrati pronti e volenterosi a dimostrare un pochettino a tutto il mondo la pallavolo che sanno giocare a pallavolo, visto che tantissimi, purtroppo per questione di stranieri, per questioni di cartellini, per questioni particolari, non riescono a trovare spazio a sufficienza nel campionato italiano, e quest'anno invece si sono guadagnati la convocazione nazionale, hanno messo a disposizione della squadra un impegno e una voglia di giocare estremi e molto belli, ed è quello che si è visto in campo. Peccato per magari la sconfitta, l'ultima sconfitta contro la Polonia, che poteva un pochettino aiutare alla qualificazione nella Final Six. Adesso dovranno giocare venerdì, sabato e domenica un girone tosto a Brasilia. Spero che riescano a qualificarsi alla Final Six, perché se lo meritano. E come hai detto tu, Gabriele Nelli, Nello è andato forte, è andato molto bene. Adesso ha avuto un problemino fisico e sta rientrando. Pino lo conosciamo, lo conosco bene, sono contento anche per lui che è riuscito a trovare un po' di spazio nazionale. Ecco, da una qualificazione insperata che ancora crediamo l'Italia possa raggiungere a una qualificazione molto più importante, quella olimpica, che per cui avete cominciato a lavorare 45 giorni prima per essere pronti. Sì, assolutamente, l'obiettivo principe di quest'estate è 9, 10, 11 agosto a Bari, e ci faremo trovare pronti. Siamo da due giorni qui a Roma, che già i ritmi sono abbastanza alti, perché il desiderio di arrivare pronti, di sentirci pronti, soprattutto dal punto di vista fisico, il più presto possibile, è tanto, e quindi faremo di tutto per cercare di portare a casa questa qualificazione. Tanta voglia di tornare a giocare, l'hai espressa anche sui social, logicamente tutti a Bari. Tutti a Bari, faccio un invito a tutta l'Italia, ai baresi, non soltanto ai baresi e ai pugliesi. Vorrei che fosse veramente una bolgia, perché i nostri avversari dovranno tremare ogni volta che metteranno il piede in campo.